bisogna quel pennello, eh? Papa Francesco, tanti saluti da Romania, posso fare una foto? Al pennello. Al pennello. Grazie. Il mio suo che ha 90 anni, l'ho lasciato da solo, se ti faccio vedere il tuo padre per il mio l'ha allettato. Maria si chiama, 21 aprile fa 90 anni. Questo, grazie. L'ha allettato. Dei 5 anni è stato, padre Giuseppe, padre Alto lo sa che c'ho un padre.
Allora, vai. Papa Francesco, questi sono dei regali per te. Sono delle lettere, un cappello con scritto "Ti aspettavamo con gioia i bambini della parrocchia San Gelasio Primo Papa". Eh? Vieni. Dai, vieni. Ma lui dice che mi aspettavano con gioia. Non è vero. Ma mi aspettavate con pioggia, eh? Grazie, bravo. Grazie. Adesso i giovani. Ah, deve dire qualcosa ancora? Parla. Ciao Papa Francesco, io sono Amelia e faccio parte del gruppo della catechesi del terzo anno, che quest'anno fa la prima comunione. Noi ogni domenica animiamo la messa delle 10 con i bambini che comunque ne fanno sempre parte, leggendo la preghiera dei fedeli, facendo l'offertorio e a volte anche cantando al coro. Noi ti stavamo aspettando con gioia e siamo contentissimi che tu sia qui. Le persone che vedi in questo campo sono i catechisti, i bambini della catechesi, le famiglie, gli animatori e i ragazzi del coro. Noi facciamo la catechesi per imparare a conoscere meglio Gesù e a imparare dal suo esempio. Grazie, grazie, sei stata brava. Ciao Papa Francesco, mi chiamo Luca, faccio parte del secondo anno di catechesi per la comunione. In questo parco dove ci troviamo è l'oratorio, qui ci divertiamo tantissimo facendo tornei e un sacco di giochi organizzati dalla chiesa. Poi partecipiamo alle messe, ai centri estivi e alle feste di carnevale, di cui l'ultima è stata la più divertente di tutte, in cui abbiamo cantato, ballato e suonato con tutti i vari vestiti che erano bellissimi. Che bello. Stiamo diventando quindi come una grandissima famiglia e ci vogliamo tanto bene. Grazie, bravo. Grazie, bravo. Ciao Papa Francesco, io sono Giorgia. Come l'hanno detto i bambini, noi siamo contentissimi di averla qui. Io faccio parte di Aiuto Catechisti. Noi in questo piccolo facciamo il nostro servizio per aiutare la Chiesa, perché come ha detto lei, noi giovani siamo la primavera, no? E quindi noi appunto vorremmo esserlo per davvero, comunque nel nostro piccolo aiutando con l'animazione della messa per i più piccoli, e poi comunque il catechismo, le feste, un po' tutto. Vorremmo lasciare un segno come altre persone hanno fatto con noi. E qui lascio la parola a lui. Grazie. Allora, ciao Papa Francesco, sono Matteo, un ragazzo del quartiere di Tre Bibbia. Mi piace tanto giocare a calcio, in gioco in tanti campi, ma quando gioco in questo campo mi sento a casa mia. In questo oratorio mi sento voluto bene. Mi hanno proposto di diventare un animatore dell'oratorio per far giocare i ragazzi più piccoli. Sono contento di questa proposta e mi impegnerò per farlo. Sappiamo che anche a lei piace tanto il calcio e vorrei chiedergli se mi potrebbe firmare il pallone. Sì, portalo. Cosa devo dire?
Ma io ho una domanda da farvi. A quale ora sei arrivati qui? Da quale ora stai aspettando qui? Dalle 2? E sono le 4. Ma vi siete bagnati tutti? Ma grazie, grazie della pazienza. Siete bravi, eh? E un applauso a tutti voi, eh? Grazie. E sentite questo. Sentite questo. E la vita assomiglia a questo pomeriggio un po'. Perché dalle volte c'è il sole, ma dalle volte vengono le nuvole e viene la pioggia e viene il tempo brutto. Sappiate che nella vita ci sono tempi belli e tempi brutti. Cosa deve fare un cristiano? Andare avanti con coraggio nei tempi belli e nei tempi brutti. Capito? Capito sempre? Ma ci saranno delle tempeste nella vita, ma avanti, Gesù ci guida. Ci saranno giornate luminose, avanti, Gesù ci guida. Così, come deve fare un cristiano? Andare? Io non sento bene. Andare avanti. Nei tempi? Primo i brutti, va. In tempi? E in tempi? Entonces tutti insieme diciamo la cosa. Andare avanti in tempi brutti e in tempi belli. Voi soli, dai. Grazie. E chi ci accompagna nei tempi? Chi? Gesù. Ma Gesù soltanto nei tempi belli. Anche nei tempi brutti c'è Gesù. Sicuro? Sì. E cosa dobbiamo fare noi nei tempi brutti, quelli che ci fanno soffrire? Cosa dobbiamo prendere in mano? La mano di? Che Gesù ci porti per mano avanti. Ognuno pensi ma non dica nulla, non dire nulla. Io mi lascio portare per mano da Gesù? Ognuno risponde al suo cuore. Io mi lascio portare per mano da Gesù? E dalle volte no, padre, perché faccio cose non tanto belle o mi annoio. Ma sempre Gesù è con noi. E se io faccio uno sbaglio nella vita, Gesù se ne va? Non capisco. Rimane? E rimane contento? Se io faccio uno sbaglio, rimane contento? No, è rattristato, ma non se ne va, ci accompagna sempre. Ricordate questo, nei momenti più brutti pure, nei momenti che noi facciamo le cose più brutte, Gesù rimane lì perché ci vuole tanto bene. Capito? Chi è accanto a noi nelle cose belle? E nelle cose brutte? E non se ne va? Non si annoia? Siamo noi a annoiarci, eh? Grazie. Il Signore vi benedica. Grazie. E pregate per me, eh? Grazie.
Buonasera. Buonasera. Come va? Ringraziamo Dio. Questa è fede? Alberto. Grazie a lei. Sì, sì.
Io vorrei ringraziarvi quello che fate per il mondo e quello che fate per la Chiesa. Forse qualcuno di voi vi viene in mente di fare la domanda, ma cosa faccio io per il mondo? Io non vado alle Nazioni Unite, non vado alle riunioni, sono qui a casa. Cosa faccio per la Chiesa? La Chiesa fa per me. Forse pensate, no. Questa testimonianza, ognuno con la fede, col volere bene la gente, col fare buoni auguri agli altri, è come conservare il fuoco. Voi siete le braccia del mondo, sotto le ceneri, sotto le difficoltà, sotto le guerre, ci sono queste braccia, braccia di fede, braccia di speranza, braccia di gioia nascosta. Per favore conservate le braccia, quelle che avete nel cuore, con la vostra testimonianza. Siano le problemi che siano, ci vengano le problemi che vengano, ma quelle, essere consapevoli che io ho una missione nel mondo e nella Chiesa, portare avanti quel fuoco nascosto, il fuoco di una vita, perché la vostra vita non è stata inutile, è stato fuoco, fuoco ha dato calore, ha fatto tante cose, ma il fuoco alla fine si spenge e rimascono le braccia. Non dimenticatevi di questo, voi siete le braccia del mondo, le braccia della Chiesa, e per portare fuoco avanti. E parlate con i giovani, per favore, ascoltate i giovani, per loro hanno bisogno. Non rimproverate i giovani, no, no. Lasciali parlare, domandateli tante cose che vi vengono in mente, perché non è facile capire i giovani, ma parlate con loro, hanno bisogno della vostra esperienza, hanno bisogno di quel fuoco nascosto che è nelle vostre braccia. Capito? Non dimenticate, io sono braccia di Gesù, braccia della storia, braccia del mondo, braccia della Chiesa. Sono le braccia, sotto le ceneri. Grazie tante, pregate per me che ho bisogno. Adesso vi darò la benedizione, che il Signore Gesù benedica tanto, che il Padre benedica e che lo Spirito venga nel cuore vostro a mantenere queste braccia. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. E non dimenticate tre cose. Voi siete braccia. Secondo, parlare con i giovani. E pregare per il Papa. Le tre cose. Grazie, a dopo. Quello che lei dice è vero, il Papa pregherà per voi.